E devo far partire tutte e due. Ok. Questa è quasi pronta. Quattro grammi di alginato. Comunque Paolo dopo le ricette ve le può anche mandare, perché ho consegnato a Paolo tutta una serie di bilanciatura di ingredienti per fare la sterificazione, sia quella basica che quella inversa. Alle ore 18:15 pubblico i link. Perfetto. Mettiamo dentro l'alginato, quindi vado a pesarmi con la bilancina. Un litro d'acqua, 4 grammi di arginato. Ogni tanto devo fermarmi perché devo far entrare le persone. Si vede un pochettino sfocato, Fabio. Cosa? Il video, almeno io lo vedo sfocato, non so poi gli altri. Non lo so. Oggi comunque sì, certo. 4 grammi di alginato dentro nell'acqua e andiamo a miscelare con il mini primer. Questo lo prepariamo per tempo. E poi lo mettiamo in frigorifero o lo facciamo sgasare. Una volta miscelato bene, lo facciamo sgasare, dicevo, oppure lo metto in frigorifero e lo uso dopo un'oretta, due, e mi arriva un prodotto che si vede, eccolo qua, quindi perfettamente trasparente. Questa è la base di alginato. Adesso passo la parola a Danilo che ci dia la prima parte della sua ricetta. Nel frattempo mi preparo all'esecuzione. Prego Danilo. Bene. Un saluto a tutti, io direi di cominciare. Allora, la prima preparazione di oggi sarà la crema da spalmare. So che ci sono molte richieste, molti mi hanno chiesto di fare una crema da spalmare, ovviamente realizzabile in momenti come questi, con quello che riusciamo a reperire facilmente. Ve la descrivo la ricetta, poi Paolo ce la darà a tutti quanti. Avremo dell'olio, normalmente io uso olio di vinacciuolo o olio di riso, del cacao in polvere, la pasta di nocciola, IGP Piemonte, e ci aggiungo anche della pasta praline. Se non avete la pasta praline, fate tutta la pasta di nocciola e il cioccolato. E la faccio a mano in modo che vedete com'è l'emulsione. È una cosa facilissima da fare, la posso fare anche i bambini. Allora, sposto, prendo questo recipiente trasparente. Prima cosa che andremo a versare sarà l'olio. Versiamo l'olio. Allora vi do alcuni consigli. Quando vedrete la ricetta, se la dovete fare in estate, questa ricetta va benissimo. Se invece la fate in inverno, che le temperature sono un po' più basse, potete anche aumentare l'olio o diminuire il ciocchetta che farete voi. Io consiglio di aumentare un po' l'olio se la volete mantenere morbida, spalmabile. Ecco, noi abbiamo disperso il cacao nell'olio, aggiungiamo gli altri ingredienti, aggiungiamo la pasta di nocciola, cerco
di girarmi in favore di camera così vedete bene. Ripeto, se non avete pasta praline, la pasta praline è un croccante macinato fine, potete usare, aumentare il peso della pasta di nocciola. Questo è il praline. Il praline mi serve a dare una nel gusto questo sapore un po' di tostato, di caramellato, e anche una microgranulometria meno liscia della crema da spalmare. Però, ripeto, sono scelte che ognuno di voi farà a seconda dei suoi gusti, perché qui è solo una questione di gusti. Come state vedendo, non ci sono grassi idrogenati, sono tutte materie prime di altissima qualità, per cui è facile lavorare in questo modo. Ora io il cioccolato ce l'ho già sciolto, perché come alle mie spalle ci sono quattro macchine che tengono il cioccolato, lo sciolgono. Vado a inserire il cioccolato già sciolto, altrimenti lo sciogliete al microonde, il sistema più veloce. Una cosa importante, cercate di mantenere le temperature di tutti gli ingredienti alla temperatura ambiente, perché come tutti i prodotti a base di cioccolato devono cristallizzare, e la crema da spalmare, come vedete, contiene moltissimo cioccolato, ce n'è un chilo di cioccolato e un chilo di pasta nocciola e pasta praline, per cui siamo uno a uno, in più poi olio e cacao, un po' di olio e un po' di cacao. L'importante appunto è avere una temperatura molto bassa di cristallizzazione, parliamo attorno ai 4 gradi. Oggi c'è un piccolo problema, che qui dentro fanno già 24 gradi di temperatura. Guardate, siamo a 25 gradi, per cui siamo stati bravi. Abbiamo la cristallizzazione perfetta della crema da spalmare. Avete visto che la crema da spalmare è pronta? Andiamo a mettere nei vasetti la nostra crema da spalmare. Io ho la fortuna di avere il crespino, il colino a pistone, per cui sono agevolato. Se non avete un colino a pistone, mettete in una caraffa e andate a fare l'invasamento utilizzando una caraffa. Come avete visto, fare una crema da spalmare, se pensate al tempo di pesare gli ingredienti, di sciogliere il cioccolato, io direi che a casa in mezz'ora riuscite a fare una crema da spalmare eccezionale. Questa è una shelf life lunga, però credo che nessuno gli darà il tempo di andare a misurare quale sarà la shelf life di questa crema da spalmare. Ora io devo perdere un quarto d'ora circa per mettere nei vasetti la crema. Lascerei la parola a Fabio, se qualcuno vuole intervenire nel frattempo, così io poi mi preparo la prossima ricetta, che sarà altrettanto veloce. Ho cercato di fare delle cose molto semplici, facilmente realizzabili e speriamo anche molto buone. Il problema è che io non mangio dolci e questa roba qui dovrebbe andare via tutta. No, no, Danilo, Danilo, puoi spedire e comunque il mio indirizzo ce l'hai, no? Sì? Poi io lo distribuisco, non preoccuparti. E se i corrieri se la mangiano per strada? Non ti preoccupare, imballa bene che non sentono l'odore e il profumo. Va bene, vedremo di spedirla allora. Okay. Perché io non mangio dolci, per cui sto facendo venire il diabete a tutti i miei vicini, gli sto regalando ogni giorno dei dolci. Ti passo la parola a Fabio intanto che io finisco di invasare la crema. Ok, beh, allora andiamo avanti e partiamo con la prima sferificazione. E che cosa vuol dire la sferificazione? Vuol dire che io parto da un prodotto il quale deve avere dentro la base, cioè la prima soluzione è quella di un prodotto che ha dentro il calcio. Però non dobbiamo usare il calcic, quello che abbiamo visto nelle testure che usiamo per la sferificazione basica, perché quello è molto amaro e quindi non sarebbe piacevole da mangiare, molto granuloso. Però il calcio dove lo trovo? Lo trovo per esempio nello yogurt. Lo yogurt è uno degli elementi che è ricco di calcio. Allora, se io prendo la base alginato naturale, che è questa, prendo il mio scavino qua per fare la sferificazione piccolino, allo yogurt, questo è uno yogurt, la ciliegia base,
lo metto dentro nella base di alginato, lo lascio andare sul fondo. Adesso il calcio che c'è dentro normale, naturale nello yogurt attira l'alginato, quindi se lo attira all'esterno gli fa una piccola superficie, nel frattempo mi prendo un po' di acqua, li risciacquo. Quindi vedete che la sterificazione basica è molto semplice e veloce, quella fatta con lo yogurt. Quindi tutto, posso prendere uno yogurt alla frutta, posso prendere uno yogurt magro, posso prendere uno yogurt intero. Con quell'intero e quello magro mi posso versare, portarmelo su tutte le versioni salate, e quindi ci aggiungo un pizzico di sale, l'erba cipollina, dei pezzettini di salmone all'interno, perché sono molto interessanti da fare anche farciti, in questa maniera, e mi posso fare tantissime preparazioni. Perché ogni volta devo avere la mia parte sotto del prodotto per fare sfere, questo cucchiaino particolare per farlo stare pulito. Qui vado poi mettiamo un piatto qui, controllo la mia sfera con questi piccoli setaccini, vedete che rimane, controllo che vada bene, che sia a posto. Mettiamo un attimino ancora. Una volta che ho fatto questo, vado a colarla, la risciacquo e la metto sul piatto. Dobbiamo stare attenti, queste qua, non le dobbiamo fare tante, di avere una placca larga, spessore di 2 cm di acqua, di liquido collaginato, ma deve essere larga, perché se queste le metto una vicino all'altra, si attaccano e quindi poi diventa più faticoso. Se uso l'attrezzo per fare il caviale, magari dopo ne faremo una, vi farò vedere che vengono tutte piccole palline una attaccata all'altra con un alveare, quindi con lo stampo riesco a fare anche una qualche cosa di veramente interessante. Il vantaggio di questo tipo di sferificazione è che questa, una volta sferificata, dentro resta sempre liquida, non è come l'altra che dopo un po' diventa soda anche all'interno, questa rimane sempre liquida. Ecco che allora qui le posso preparare. Una volta preparate le salate le metto acqua e sale, però con qualche cosa che me le tenga separate, altrimenti si attaccano. Molto bene sarebbe prendere quei contenitori delle uova in plastica, sanificarli bene, poi metterli in una placca con dentro dell'acqua salata o acqua dolce, dipende se è salato o dolce, e dividerle ognuno nell'alveolo dell'uovo. Adesso io vado a raccoglierla da qui e la metto sul piatto, vedete che rimane questa piccola sfera, dopo vi faccio vedere. E questa è la prima parte fatta con lo yogurt, quindi tutti i prodotti che hanno incasinati, anche delle creme di formaggio diluite con un po' di latte, la robiola, il caprino, eccetera, yogurt è quello più facile, più pronto di tutti, e possono essere anche interessanti da fare poi per la banchettistica. Tampini in silicone, metterci dentro lo yogurt con tutte le erbe, i pezzettini di salmone, con l'oliva, per esempio, dentro, congelarle e poi buttarle dentro da congelate in acqua e alginato. E vi fa questa reazione. Noi questa qua la lasciamo lì da oggi, stasera, e stasera è ancora liquida all'interno, non ha nessun problema. Il sapore ce lo andiamo a costruire nella base. Però, diciamo, se noi volessimo fare una sferificazione inversa senza usare lo yogurt, ve la dico dopo. Fabio Toso, ci sei? C'è Fabio Toso? Sì, sì, c'era Fabio. Fabio. Eccolo. Eccomi. Allora, dai, tutti. Paolo, ti fai vedere, ti lasciamo prima che presenti questa sua zuppa particolare e poi facciamo vedere gli ingredienti. Intanto facciamo la prima parte di quella preparazione. Fabio, prego. Allora, beh, intanto grazie, questa è un'idea che mi è venuta, mi è balenata nel contenuto quando abbiamo fatto minestre e zuppe, proprio perché appunto uno dei titoli
del maestro Nardelli, era Simone Zuppo e pan bagnato, e quindi sa questo pan bagnato come si può fare. E quindi ho voluto appunto portare questo pan bagnato, che in effetti è proprio un pane realizzato con l'acqua di cottura della zuppa. Per quanto da presentazione, se possiamo vederla, ho fatto delle foto in modo tale che riusciamo a visualizzarle insieme. Paolo, puoi presentare gli ingredienti? Posso dire che oggi l'ho assaggiata, in effetti è molto molto simpatica, accompagna molto bene la zuppa, quindi ho fatto poi una zuppa un po' più ricca di legumi, che non quella dell'acqua fatta solo di fagioli, e a cui poi ho aggiunto anche, c'era una fagiolina del trasimeno e dei funghi porcini che ho preso quest'inverno in Trentino, quando ancora in Trentino Adige, quando ancora si poteva circolare più liberamente. Sono disidratati, stabilizzati, molto 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 buoni, messi solo in acqua fredda. Paolo, sei? Sei Paolino? Paolo? Paolo, non c'è più Paolo. Sì, per essere... avendo avuto la coppola in testa, è andato a fare sesso fuori. Va bene, dai, tagli a voce gli ingredienti. Allora, gli ingredienti che abbiamo inserito, volete, io posso provare un attimo a far partire comunque la presentazione. Sei in grado di fare anche la presentazione, Fabio? Sì, adesso la apro subito. Sì. Allora, eccolo qua. Dovrei riuscire a presentarlo. Vai, presenta ora, poi vai su click e lo scrivi sullo schermo. Sì. Eccolo qui. Perché non me lo... No, mi dice che non riesce a... Voi non lo state vedendo ovviamente adesso, eh? Un attimo solo che lo fermo intero. Condividi. Mi sta dando dei permessi. Allora, aspetta, ecco, forse... Adesso si vede? Ancora no. Un attimo, dai, che vediamo se arriva Paolo Foggia, dai. Nel frattempo, ecco, intanto io mando un messaggio a Paolo. E Danilo, vai avanti con la tua. Va bene. Allora, adesso andiamo a fare gianduiotto. Gianduiotto è uno dei cioccolatini tipici italiani. Nasce all'inizio dell'Ottocento per quella invasione di Napoleone che aveva vietato e costava molto il cacao, e i piemontesi hanno fatto con la farina di nocciole, hanno ideato questo gianduiotto. Inizialmente il gianduiotto veniva dressato a mano con la poche. Aspetta, vediamo. Ok. Veniva dressato a mano con la poche e veniva fatto cristallizzare. Poi nascono gli stampi in policarbonato, e con gli stampi in policarbonato, credetemi, fare i gianduiotti diventa molto difficile, perché la temperatura di cristallizzazione anche del gianduiotto è tra i 22 e i 24 gradi. Se voi pensate che qui in laboratorio io adesso ho già 24 gradi, diventa molto difficile far cristallizzare in questi stampi il gianduiotto. Allora, che cosa, nella scoperta di questo materiale meraviglioso che è il silicone per cotture, siamo riusciti a fare anche gli stampi per i gianduiotti. E qui vedrete come diventa facilissimo andare a produrre e far cristallizzare anche i gianduiotti.
io mi sono messo in testa di farvi anche croccanti, perché fare il gianduiotto normale ormai, come vedrete, è facilissimo. Dopo ve ne faccio vedere 5 tipi e vi do le ricette per 5 tipi di gianduiotti. Vi faccio vedere quello più difficile, che è quello croccante. Quello croccante ha bisogno della paillette feuilletine. Sono briciole di cialda croccanti, ma potete usare anche biscotti macinati, potete usare riso soffiato macinato, kern cornflesh macinati, quello che volete. Abbiamo la pasta di nocciole e adesso vado a prendere in temperatrice il cioccolato al latte per fare questa emulsione. Questa volta l'emulsione l'andrò a fare nel cutter, perché ho bisogno di un'emulsione un po' più liscia, creare una bella emulsione. Per cui vado a pesare il cioccolato con cui andrò a fare l'emulsione del gianduiotto. 2 secondi che peso il cioccolato. Cioccolato 750 grammi, lo prendiamo direttamente dalla macchina. Andiamo a pesare già dei cutter. Anche qui la ancora pochi grammi. Comunque sono tornato, scusate la mia assenza, quindi son pronto allora, dopo con Fabio. Cioccolato nel cutter, e questo hey. Ce l'abbiamo. Andiamo a inserire la paillette feuilletine, riuscite a vedere? Sì. Mettiamo la paillette feuilletine e mettiamo anche la pasta di nocciola. Come vedrete nelle ricette, alcuni saranno fatti con pasta di mandorle, alcuni con la pasta di pistacchio. Se uno vuole, le paste se le può fare tostando la frutta secca, macinandola con la raffinatrice, con il cutter, con quello che ha a disposizione. Creiamo l'emulsione. Ecco, attenzione a non far girare troppo velocemente, a non far inglobare aria e a non riscaldare, perché qui abbiamo bisogno, anche qui, come vi dicevo, della cristallizzazione. Siamo in presenza del cioccolato leve cristallizzato. Avrà bisogno adesso di 12 ore alla temperatura di 15 gradi con un'umidità relativa attorno al 60%. L'umidità relativa problemi non ci sono, perché in questo periodo non piove mai qui da noi e l'umidità relativa è 60%. La temperatura, vi fate la sera, vi mettete in un posto che sia abbastanza fresco, attorno ai 15 gradi, e siete a posto. Ogni mattina, dopo 12 ore, i gianduiotti sono cristallizzati e li potete togliere dallo stampo. Ovviamente io li ho già fatti, dopo vi faccio vedere come si tolgono dagli stampi. 2 secondi e sono pronti a essere dressati negli stampini. Vedete che sono tutte preparazioni semplici, veloci. Versiamo tutto nella poche. E andiamo a dressarli. In questo modo uno può fare i gianduiotti con questi stampi, riesce a farli anche a casa senza complicazioni. Utilizzando gli stampi in policarbonato bisogna essere dei bravi cioccolatieri, cristallizzare molto bene, e molto spesso sarebbe meglio avere addirittura una camicia per il cioccolato o addirittura con un burro di cacao. C'è una domanda di Walter Dozza. Il cioccolato che prende dalla macchina deve necessariamente essere temperato o anche solo fuso?
deve essere temperato, altrimenti devi temperare i gianduiotto sul tavolo e fai con la tempera a mano. Grazie. Eccomi. Allora io vado a riempire, qui c'è un po' più grande perché c'è il croccante. Vado a riempire gli stampi, dopodiché li vado a mettere in frigorifero. Io ho un frigorifero per cioccolato, per cui in teoria sono cristallizzati. Però se non avete un frigorifero, ma a casa in questo periodo potete metterli anche in frigorifero, dopo 2-3 ore li avete pronti, li smodellate e li mangiate. Io tra poco, quando mi rilassate la linea, vi faccio vedere come li togliamo dagli stampi e ve li presento tutti i 5 i tipi, perché li ho già preparati questa mattina. Se vuoi già preparare e presentare le ricette che ho chiesto, io vado avanti a riempire gli stampi. Benissimo, benissimo. Dopo le do tutte le ricette alla fine, perché altrimenti impalla il video e non vedono. Benissimo. E non vedono. Allora, vai con Fabio Tosine, ma Paolo. Certo, siamo già pronti. Fabio Toso. Eccolo, grazie. Allora, sì, stavamo appunto dicendo di questo pane, pan bagnato, dove, eccoci qua, sulla prima pagina troviamo questo chef fatto da tutti gli ingredienti, composto da questi legumi, che sono appunto una fagiolina del trasimeno che ha la comodità di non dover essere ammollato, ma semplicemente cotto immediatamente. Dopodiché abbiamo carote, porro e questi funghi porcini che ho ammollato in acqua fredda. Quindi ho saltato in una padella di quelle di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, una shark, alcune verdure per conferire quella nota di tostatura, e poi ho aggiunto, nella seconda immagine si vede, la fagiolina del trasimeno al porro e alla carota a mirepoix precedentemente scottata. I funghi che ho ammollato li ho filtrato l'acqua scaldata nel pentolino nella stessa immagine, aggiunto alla zuppa. Chiaramente della ricetta voi vedete i bicchierini con gli ingredienti, dove c'è anche una farina integrale, una farina di tipo zero, e poi dei semi del malto. Possiamo andare leggermente avanti e quindi vedere la zuppa più vicino, dove abbiamo aggiunto i funghi porcini. Prima immagine, seconda immagine, dopo 40 minuti di cottura andiamo a scoprire la fagiolina del trasimeno e dividiamo, lo vedete nella terza immagine, i soliti tre liquidi. Quindi con il liquido, ecco il bagnato, andiamo ad impastare con il liquido della zuppa, andiamo ad impastare le farine, che sono una farina zero biologica e una farina integrale extravergine, cioè una farina che non viene riunita, riassemblata, ma è tal quale, mettiamo gemme di grano ed anche tutta la parte della crosta. Quindi vedete la fagiolina nel contenitore di vero, tutti i semi, il malto e l'acqua. L'acqua del brodo è un 70-30, cioè un 70% è acqua di brodo e più un 30% di acqua di rete. Questa differenziazione l'ho voluta fare perché chiaramente nell'acqua di brodo ci sono delle sostanze minerali, dei sali minerali e delle sostanze di rete che mi impediscono una parte di acqua libera assorbibile dalle farine. Possiamo andare avanti, quindi iniziamo l'impasto. Quando prende corda, ringrazio il maestro Tarella con cui mi sono confrontato, ho aggiunto delle verdure crude, non cotte, per un maggior sviluppo del pane. Le ho fatte a mirepoix, scusate, a brunoise, sia le carote che il porro. Lo vedete, l'ho aggiunto, e dopodiché ho aggiunto la fagiolina del trasimeno sempre nell'impasto. Andiamo avanti. A questo punto c'è una grandezza, un po' una coccola che ho fatto al pane, un po' andare a spegnere quell'aroma legnoso, se vogliamo, quell'aroma forte dei legumi. Ho fatto un latte di mandorla,
e sono andato ad aggiungerlo, ma erano 30 grammi di latte e 10 grammi di mandorla lasciati per 16 ore circa. Quindi ho formato le pagnotte, come vedete, pirlandole, passate nei semi e messe a lievitare. Ed ecco qua il pan bagnato, cotto in un coccio, come da tradizione. Quindi ho inserito all'interno la forma del pane, lievitata, precedentemente chiuso al portafoglio, messo in un telo, lasciato lì e messo in forno. Nel tegame si sviluppa del vapore che fuoriesce dapprima dal pane e poi in realtà è quello che, quando si scopre, mi garantirà la crosta. E quindi ecco perché riesco a fare un pane con crosta in un forno casalingo. E qui di seguito trovate tutti gli ingredienti, come vedete: brodo 700, acqua 300, farina integrale, farina zero, il lievito compresso, carote, fatolina, porcini e quant'altro. Il malto ovviamente dà un'attività migliorativa nella fase di fermentazione. C'è del latte delle mandorle. Chiaramente il latte delle mandorle sono un vezzo, già ve l'ho detto, per chi volesse non metterle può tranquillamente evitarle. Tra l'altro vi togliete un allergene togliendo il latte. Non ci sono grassi in questo tipo di pane. Ok, se vogliamo andare ancora poco giù, Paolo, grazie. C'è una piccola parte appunto dove vi do anche la spiegazione e il procedimento. Stamattina quando l'ho mandato a Paolo ho detto spero che Marco non mi bacchetti, Marco Valletta, mi sono permesso di mandare anche questo foglio, il maestro Tarella ne parlava l'altra volta dei food cost, mi sono permesso di girarvi anche questo con le percentuali e al foglio subito dopo c'è proprio il food cost. Questa è solo la scheda tecnica del pane. Eccolo qua, quindi con dei prezzi che ovviamente per ognuno posso fare, e ci dà un prezzo al chilo finale di 1,13 euro come costo a noi. 3,029 euro ovviamente sono per la produzione di 2,7 kg quasi di pane. E ultima foto, chiaramente ringrazio tutti, questa è la foto del mio pranzo di oggi, dove le fette di pane tagliate e tostate sono state poi, appunto, ho appoggiato sopra una zuppa, chiaramente tutta la parte del liquido è andata sul fondo, un filo d'olio crudo, e quindi ecco il pan bagnato, che può essere un'idea forse originale da riprodurre. Grazie a tutti. Bravo. Bravo Fabio, hai fatto preso lo spunto da quando se non è zuppa e pan bagnato, tu le hai fatte tutte e due e le hai unite, hai realizzato un piatto, e vedo Giorgio che è molto soddisfatto. Cosa ne pensi, Giorgio? Ci dai il tuo contributo su questo oppure sugli altri argomenti cui volevi parlarci? Certo, ha voluto mettere per iscritto questo detto, perché se non è zuppa e pan bagnato, se non è acqua e pan bagnato, dei detti che vengono utilizzati un po' in tutte le regioni, e lui l'ha voluto sviluppare. Io mi sono permesso di anticipare i miei personali complimenti, ma vedo che insomma è stato un po' apprezzato da tutti, no? E questo è vero, insomma, perciò felice di questa tua espressione culinaria. Rispettosa poi innanzitutto delle tradizioni, e dove te anche l'hai applicata e l'hai utilizzata al consumo familiare, perciò bravissimo, grazie Fabio. Grazie. Che parli oggi, Giorgio, tu invece come argomento? Che pillole ci dai oggi? Io non mi sono fatto niente, però se mi dici di cosa parlare io vi parlo, vado... No, era su questi pani, che so che anche tu sul pane hai tantissime lavorazioni di pane. Sì, e magari se ne hai qualche accorgimento più che altro con i lieviti, quelle soluzioni che tu hai anche per fare quei bei buoni pani dell'Alto Adige, lo so. Sì. Oggi ho fatto due preimpasti, uno è una biga e l'altro un polis, perché domani andrò a fare
due impasti completi, due pani diversi. Uno lo farò con il pomodoro, è un pomodoro che ho comprato quest'autunno, no, questa primavera, anzi all'inizio, prima che avvenisse il problema. È un pomodoro non in polvere, no? È in scaglie, li ho utilizzato, in tutti i casi molto asciutto, e farò un pane al pomodoro con cappero, l'acciuga e l'origano. E utilizzo logicamente una biga classica fatta con farina forte, almeno 3,40, cioè un impasto molto corposo anche, no? E farò una lievitazione lunga, no? E poi un altro che ho fatto un impasto con il grano duro, con la semola rimacinata, insomma, ecco. Ma se vuoi che parlo di pane, allora mi organizzo qualche scheda tecnica e okay. Poi parlerò di pane, allora, no? Bene, va bene, no, brigata, perché so che anche tu col pane hai parecchie cose da dirci e da insegnarci sicuramente. Sergio, io non ho fatto nessuna scheda, Fabio, no? Non ho... Nessun problema. Alle volte non sai neanche la scheda, basterebbe anche solo parlare. Certo, sì, infatti è quello... che so che se vuoi non ti colgo impreparato, perché comunque tu avrai e hai sempre qualche cosa da insegnarci e da dirci con la tua esperienza. Sergio, secondo te allora invece ci hai detto che sei andato a raccogliere bruscandole. E come li prepari? Farò una frittata stasera, niente di particolare stasera. Ma dici cosa ci metti nella frittata, perché forse qualcosa di particolare può venire fuori. Come li prepari intanto? Li fai sbianchire? Non li fai sbianchire? Li lessi? Li faccio sbianchire e poi li mischio con l'uovo, ci metto un po' di formaggio, un po' di pane, un po' di olio, un po' di cipollotto a parte, poi l'aggiungo e basta, finita lì. Questa è la frittata normale, insomma. Sì, ma non ho capito come la fai, vorrei che me la spiegassi meglio, Sergio. Allora, i bruscandoli li facciamo sbianchire e li tagliamo. Cipollotto stufato a parte, poi mischiamo con le uova un po' di formaggio grattugiato, un po' di pane grattugiato, un po' di olio, sale e pepe, poi facciamo la frittata in padella con l'olio normale e basta. Semplicemente così. Questa alta, è la frittata. Alta o bassa? Viene alta, perché c'è anche il pane, il formaggio viene un po' alta, sì. Ma la fai sul fuoco o la fai in forno poi? No, sul fuoco direttamente, prima col coperchio e poi dopo la giro, faccio saltare e basta. Questa è... No, comunque invece tornando sul discorso del pane, sì, della zuppa, che anch'io trovo interessante quello che ha fatto Fabio, e diciamo che fa piacere che si torni a parlare di zuppa, di pane, pan bagnato, quello che... E di zuppe col pane, come sai, anche i titoli ce ne abbiamo veramente tante in tutte le regioni d'Italia. E sarebbe bene che magari ne tiriamo fuori ancora qualcuna quando qualcuno vuole parlarne così. Poi se a me mi chiedi qualcuna in particolare, poi te la racconto. D'accordo. Preparate, quando volete darcene queste pillole di saggezza, penso che siano sempre gratuite. Comunque, torniamo alla sperificazione. Allora, vi ho fatto vedere quella fatta con lo yogurt e, come vi dicevo, con lo yogurt possiamo metterci anche, per esempio, io ci ho messo in questo caso della zuleta, che si fa sempre parte della famiglia delle texturas, che è aroma di violetta. È una polvere buonissima, fantastica, eccezionale, questo colore viola, più carino, vedete? È bello viola. E assimilato lo yogurt o anche in tanti altri impasti, gli lascia questo soprofumo, sapore piacevole della viola. L'ho messa nello yogurt in questa maniera e poi vado a fare la mia sferificazione. Però vi faccio vedere, se non voglio usare lo yogurt, che cosa faccio? Allora ve ne faccio vedere una dolce e poi ne facciamo una salata. Allora, una dolce dove prendo dell'ace, ok? Normale.
lo metto in un contenitore, anzi devo fare un'altra cosa, devo pesare adesso, devo pesare il succo, scusate. Allora, 100 grammi di prodotto, questo era 180, adesso arriviamo a 200. Voglio portare al dolce e quindi mi faccio 150 grammi di ace, poi prendo lo sciroppo, 50 grammi di sciroppo di zucchero a 1-1, adesso qua ci metto dentro un po' di Crystal Mais per renderlo un po' denso. Allora, se io faccio con prodotti con il succo, al contrario di quella basica, che diciamo che è prevalentemente succo, qua posso usare anche delle purea. Se non ho la purea e la devo addensare un pochino, la vado ad ispessire con un po' di Crystal Mais. Deve essere leggermente spessa. Prendiamo la Crystal Mais, l'amido di mais pregelatinizzato. In questo caso, e con la sferificazione inversa, non ho problemi di acidità, non acidità, posso lavorare come voglio, senza alcun problema. Adesso su un chilo di prodotto, quindi qua ne abbiamo 200 grammi, io metto... dunque, su un chilo ne vanno 10 grammi, 2 grammi di gluco. Questo è quello che sostituisce il calcio. Quindi io, mettendo i 2 grammi di gluco, che è come lo zucchero, si presenta un po' più sottile, okay. Lo vado a sciogliere velocemente, anche quello così si scioglie molto rapidamente. In questo caso non incorpora neanche tanta acqua, aria cioè. Vado a spessire ancora un pochino. Aspetta solo un attimino. Fabio, scusa, è possibile rivedere un attimo quelle scatole che usi di prodotti, per favore? Allora, la zuletta è quell'aroma di violetta. Sì, questo va bene tutto, da mettere nelle torte, nelle torte. Sì, quello lo conosco. Sì. Poi c'è invece il gluco, è quello che va a sostituire il calcio. Okay. Quindi il gluco va messo in tutte le preparazioni dove non c'è latte o yogurt. Okay. E poi abbiamo quelli sono gli elementi principali, insomma. Ecco, una volta che ce l'ho densa più o meno come un succo di frutta, posso prenderla e vado nel bagno di alginato e la verso dentro e la lascio scendere, e vedete, non so se si riesce a vedere, che si è formata la pallina sotto. Aspetto un attimino e la lascio lì, però io ho fatto un'altra cosa, perché da qui è la base. Andiamo avanti, qui abbiamo sostituito allora lo yogurt con l'ace allungata con lo zucchero, ispessita con un po' di Crystal Mais e messo il gluco. Adesso lo stesso lo vado a mettere in un bagno, sempre di alginato, ma colorato col nero di seppia. Quindi ho preso la polvere di nero di seppia, l'ho messa dentro nella base di alginato e l'ho colorata.
Chef, mi chiedono in alternativa del Crystal Mais, cosa possono usare? Le alternative in queste cose qua sono difficili. Si può usare cosa? La fibra gold, mi viene da dirvi, o la Santana se volete. Però se usate la Santana, il problema è che dovete sgasare dopo, perché quando mettete la Santana per ispessire dovete frullare col mini pimer. Quindi potete sostituire la Crystal Mais col Santana. Comunque sempre un amido che tiri a freddo, altrimenti non riusciamo ad avere la giusta densità. Dicevo, prendo un'altra parte di questo. Questo è uguale. E lo verso dentro in quello di alginato e nero di seppia. Sempre come ho fatto prima. E che cosa avviene in questo caso? Questa si maschererà di nero attorno, perché vedrete che il nero viene assorbito e portato tutto attorno alla sfera. Una volta che vedo che io ho legato, la vado a sciacquare e la metto sul piatto. Ed ecco la seconda pallina. Ok? Nel frattempo che questa qua diventa, me ne faccio un altro, che questa è anche un'altra base sempre alginata di prima, metterò dentro della polvere di viola bietola e la vado a miscelare. E la faccio diventare rossa. Più il colore è denso, più è coprente, meglio è. Poi dipende dagli effetti che volete fare. Nel frattempo che questa si deposita un pochino, mi vanno via le bolle, prendo della salsa di pomodoro, una bella passata di pomodoro, ci metto dentro del brodo vegetale e vado a mescolare. Mettiamo un po' di sale liquido. E la vado ad assaggiare. Naturalmente anche qua il salato potete farlo in tantissime maniere. A partire anche dal pomodoro, da ketchup, a fare una vinaigretta, aromatizzarla con l'aceto, eccetera. Io adesso farò pomodoro, vado a pesarlo. Ma intanto che lei pesa, chef, volevo fare gli auguri anche a un'altra pasticcera che è qui presente, che è Marina Grazioli, che è la segretaria dell'associazione Cuochi Verona. Bravissimo Marina, tanti auguri. Quindi oggi è pieno di compleanni. Auguri. Grazie mille. Ma la cosa più incredibile è che io e il maestro Freguia siamo nati lo stesso giorno, facciamo i pasticceri e non ci piacciono i dolci. Ecco qua. Quello che abbiamo tutti amici cuochi. Vado a curare, esatto. Vedete quella che avevo messo col nero di seppia? E lo metto qua. E abbiamo tre sfere, qua una nera, una rosa e una gialla, e adesso faremo anche quella rossa. A quella rossa ci aggiungeremo, per dare un po' di spezialità, se mettiamo il gluco, questo era 100 grammi, e mettiamo un grammo di gluco. Qua non mi serve mettere Crystal Mais, perché già la purea della passata di pomodoro è già leggermente densa.
questo, prendiamo un'altra vaschetta. Siamo dentro con la viola. Anche queste qua, tutte queste preparazioni, le basi possono essere congelate. Una volta che abbiamo messo il gruco, possono essere congelate. In questo caso mi posso divertire a metterci dentro anche, dove l'ho messo? Un lampone disidratato, un pezzettino di lampone disidratato che lo metto all'interno. E lo vado a mettere dentro nel bagno di alginato. Comunque, chef, devo dire che il maestro Nardelli è diventato un mago con le email, con l'inviarmi le documentazioni. Mi ha inviato la ricetta del pane, come richiesto, in tempo proprio simultaneo. È una cosa bellissima. Beh, questo è il minimo, penso, no? Anche sì. Perché l'ho fatto oggi, insomma, l'ho fatto l'impasto, l'ho fatto oggi. Ti fidi che non è mica il minimo, eh? Dovete stare attenti che non si tocchino sotto, altrimenti si attaccano, perché tirando l'alginato su alginato si attacca. Vedete che queste sono abbastanza facili da fare, semplici, una volta che si ha la dose si è a posto. Guardatevi che quando si fanno queste preparazioni con le testure, scarificazioni, eccetera, non ci sono tante alternative agli ingredienti. Calcic, alginato, gluco e gluco, ecco, se è qualche amido da Crystal Mais a Sant'Anna, ma siamo lì, insomma, come... Chef, qui mi chiedono se ci sono alcuni ingredienti che interagiscono chimicamente con questa preparazione, tipo alcol, sostanze acide, cose così. No, su queste, sulla base no, perché qua abbiamo una base alginato, che è questa qua che la posso colorare con tanti colori, con lo zafferano diventa gialla, con altre cose, eccetera, e mi dà le varie soluzioni. Queste, avendo dentro o lo yogurt, quindi dobbiamo stare attenti a non mettere il succo di limone eccetera nello yogurt, perché altrimenti caglia lo yogurt, insomma, si o la panna, la crema che usiamo. Ma se facciamo le preparazioni col pomodoro, per esempio l'ace, voglio metterci dentro del Grand Marnier, voglio metterci dentro, non c'è nessun problema, perché dicevo, il gluco non va a destabilizzarsi o alterarsi con nessun grado alcolico. Naturalmente non ho mai provato a farlo con la grappa pura, per fare una sfera di grappa. Potrebbe anche servire, però ci vuole acqua e grappa, perché devo renderla un po' densa con l'amido di malla della Crystal Mais, devo renderla un po' densa. Ma per il resto non mi dà nessun problema di nessun genere. Ecco che qua siamo arrivati anche alla sfera rossa. E quindi noi abbiamo quattro tipi di sfere fatte, che se adesso le andiamo a rompere, se le andremo a rompere una alla volta, vedere che sono sfere ma dentro sono ancora liquide. Allora, quella arancione, vedete, si è rotta e butta fuori il liquido. Quella rossa, quella nera e dentro gialla, avete visto quella nera dentro gialla? Quindi non si vedeva. E quella lo yogurt, che dentro è cremosa. Se voi guardate adesso, io quella nera, mi tiro su una specie di, ecco, questa è la pellicina dell'alginato che si è addensato attorno
al prodotto, alla gialla. Vedete, questa è la pellicina che si forma attorno. Con l'altra rimane molto più sottile questa pellicina. Però in questo caso è meno fastidiosa che vederla trasparente, questa, che questa sembra proprio una gelatina. È molto più interessante renderla colorata. E quindi per colorarla abbiamo tantissimi colori. La nero di seppia, il viola bietola, la clorofilla, va molto bene per quella che abbiamo fatto nelle volte precedenti. Lo zafferano va molto bene. E per la pasticceria tutti quei colori da pasticceria di cucina non si usano, insomma, ecco. E questo è quello che riguarda la sferificazione inversa. Dicevo, adesso mi preparo che volevo farvi vedere quella del fatta con il caviar for chef per vedere come vengono quelle piccole che si attaccano. Allora, chef, intanto io metto sulla chat i link delle lezioni precedenti e anche i link di oggi. Ho messo anche la ricetta di Giorgio Nardelli, che magari adesso può anche spiegarci mentre lei si prepara. Chiedo per piacere di non scrivere per 5 minuti sul gruppo della chat. Vi ringrazio. Ha finito Danilo di presentare le sue cose? Ah, è vero, c'è no. Prima Danilo. Prego Danilo. Eccomi. Allora, finisco la presentazione. Prendo... Eccomi qua. Questi sono quelli che ho preparato questa mattina, sono gli stessi croccanti. Vedete? Non chef, si vede niente. Mi sentite? Non si vede niente però, chef. Provi a guardare. Come no? Io vedo. Riuscite a vedere? Si vede? Voi riuscite a vedere? C'è qualcuno che riesce a vedere? No, io no. Niente. Non si vede. E come mai? No. Ci sono problemi con la telecamera, provi a muovere un attimo. Eccoci, eccoci, adesso la vediamo nel suo splendore. Si vede? Sì, ora sì. Sì, adesso sì. Questi li ho preparati questa mattina, ovviamente sono già cristallizzati perché gli altri sono ancora morbidi. Sono facili da estrarre. Vedete? Ogni ricetta vengono fuori circa 100 gianduiotti. Per cui io ne ho fatti 500 stamattina e 500 li ho fatti oggi, perché ne ho fatti 5-7. Mi toccherà buttarli via, questo mi dispiace. Spedire. Aggiungi al pacco di prima, Danilo. Aggiungi al pacco di prima. No, io sto facendo una cosa, spero, buona, non volevo dirlo a nessuno, perché sono anche presidente della ENCI di tre paesi, di Fontana Fredda, Porcia e Roveredo, e io tutto quello che faccio ogni giorno lo mando ai carabinieri, perché loro possono venire qui, il comandante viene a prendersi la roba e aiuto le forze dell'ordine che lavorano tutti i giorni per noi, per cui tutto quello che io faccio lo do ai miei colleghi carabinieri. Allora, questi sono gli stessi che abbiamo prima croccanti, adesso vi faccio la presentazione, tutte e cinque le ricette che abbiamo fatto, eccole. Così ve li descrivo. Quindi, gli hai dato 5 ricette di gianduiotti. Eccoli qua. Queste esatto. Sono le 5 ricette di gianduiotti che avete. Il fondente. Già dopo questo che avete visto croccante. Questo è il pistacchio. Questo è il gianduiotto tradizionale a nocciola. E questo è un gianduiotto alla marmellata. Avete visto che si può fare qualsiasi tipo di ricetta. Le ricette ve le ho date tutte, queste sono alcune delle casse al mare che abbiamo realizzato, poi alcuni altri vasetti fatti un po' più grandi per mangiarvi gli amici qua vicino, e avete visto in poco tempo, in maniera molto semplice, quante cose si possono realizzare e anche buone, speriamo. È vero, bravo Danilo proprio. Grande chef, grande, veramente bello. Comunque trovate le ricette, le trovate sui link. Trovate sia quelle dello chef sia Fabio Toso, del maestro Guglia e adesso vuole Nardelli.
Intanto che Tacchella si prepara. Attraverso la storia. E se possiamo spegnere l'audio, grazie, delle persone che non devono parlare. Buono, va bene, se lanci la ricetta io parlo di pane che ho impastato oggi, che ho fatto la B in pratica. Se vuoi lanciarla. Eccola qui. La vedete? Sì, bene, perfetto. Sono delle pagnotte venostane. Io questa ricetta però l'ho un po' modificata, non come ingredienti, ma come finale. Adesso la spiego. Innanzitutto si chiamano pagnotte venostane perché vengono fatte in Val d'Aosta, ma in tutto l'Alto Adige, non solo in Val d'Aosta. Però l'originale, i Binchker Parl, vengono fatti in Val d'Aosta, soprattutto utilizzando i forni tradizionali a legna. Poi è vero che le panetterie le fanno anche con i forni tradizionali, insomma, no? Ho fatto una biga con un lievito di birra, dell'acqua a 30 gradi. Questa è una cosa importante, la temperatura dell'acqua, perché quando si impasta la farina di segala deve essere calda l'acqua, no? Almeno a 30 gradi. Si mette da parte la biga in un contenitore, si copre. Io questo l'ho già fatto oggi, no? Al pomeriggio, e domani mattina impasto tutto il resto. Vedete che nell'impasto ho messo la biga, dell'altra farina di segala miscelata della farina di frumento e l'acqua sempre a temperatura di 30 gradi con il lievito di sciolto. Poi ho messo del fieno greco, 10 grammi di fieno greco sul totale della ricetta e 5 grammi di finocchio e semi di comino. Ho impastato. Quando comincia ad agglutinarsi, allora aggiungo il sale, poi ve l'ho descritto nella ricetta. Ecco, in questo totale ho aggiunto circa, devo aggiungere circa 400 grammi sulla ricetta totale di frutta secca. Metto dell'uvetta sultanina, dei fichi, avevo un po' di datteri, del cedro candito logicamente e dei grilli di noci. La forma, farò la pagnotta classica però oblunga, un po' allungata, e dopodiché quando l'avrò cotta la utilizzerò per abbinare a dei orgi o anche dei prosciutti particolari. Insomma, un pane che ha della tradizione. Forse sembra un po' ricco di frutta secca, ma per l'abbinamento alla salumeria e ai formaggi è un qualcosa di eccezionale. E se non volete aggiungere questi 400 grammi di frutta secca sulla ricetta totale, no, lasciatela così com'è e avrete un pane originale tipico della Val d'Aosta. Bene Giorgio, grazie. Io adesso vorrei sentire Marco Valletta. Ancora con noi, vero? Se che ci dà di quegli argomenti che abbiamo trattato oggi, qualche pillola della sua precisazione, saggezza, eccetera. Allora, c'è da dire una cosa importante, ma lo dico agli utenti del, diciamo così, della chat, no, dell'incontro. Quando c'è una proposta fatta dal maestro referente, l'obiettivo è quello di dare una spiegazione tecnica e una procedura tecnica. Faccio l'esempio del tuo alginato. Spesso certe condizioni si trovano con dei prodotti particolari perché hanno delle caratteristiche particolari. Quindi non sempre le stesse cose si possono fare con prodotti diversi. Ed è importante riconoscerlo perché la resa cambia. Faccio un esempio. Se io volessi fare un legame con il mais e uno mi dice ah ma io non posso il mais, posso usare la fecola, allora il legame, ma i risultati cambiano.
Quindi non spesso un prodotto non può essere succedaneo ad un altro. E questo deve essere una logica, perché se la ricetta è improntata e impaginata su una precisazione legata a condizione, trattenimento e fame, questo ha una valenza, diciamo così, legata ad un aspetto proteico amidaceo. Ma noi non possiamo permettere di trovarci di fare tutto con tutte le altre cose. Questo lo dico perché quando prima qualcuno è intervenuto chiedendo ma io se non c'ho questo posso fare quest'altro, tutto è possibile fare, ma non è la stessa cosa, perché noi non parliamo di un sostituto succedaneo, ma di un legame analogo. Altra cosa, per quanto riguarda la cultura del, prima mi ha detto il maestro Nardelli, legato al pane, ha parlato di due processi fermentativi a lunga maturazione, sia del polish o della polish, dipende dalla provenienza, e della biga. Anche qui noi abbiamo dei processi di maturazione e di fermentazione che tecnicamente si possono assomigliare, ma cambiano nella quantità di gestione dell'umidità. Per cui è vero che entrambi si può fare il pane, ma la resa è completamente diversa. Allora noi professionisti in questi incontri dobbiamo percepire il messaggio che viene dato, poi cercare il sostituto o l'applicazione più appropriata del prodotto finito che le vogliamo definire, deve arrivare. Basta. Grazie Marco, questa è una precisazione importante, perché effettivamente molto spesso si cercano altre soluzioni a quelle che sono le indicazioni e poi non si arriva mai al concetto principale oppure ad avere lo stesso risultato oppure al risultato che ci si aspetta. E questo è molto importante, specialmente nelle ricettazioni di cose particolari, dove anche i piccoli grammi di differenza danno un risultato diverso. Figuriamoci se cambiamo il prodotto. Comunque è giusta la precisazione. Scusi, Chef, volevo dire una cosa sui link. Ci sono tutte le ricette, perché le ho già ricontrollate tutte. Nel link con il numero, col numero 6 finale, lì trovate anche le ricette del maestro Freguglia. Trovate tutte le ricette di tutte le lezioni fatte dalla prima a fino ad oggi. Quindi guardate bene, perché lì c'è tutto. Grazie. Grazie Paolo, poi fra un po' ci faremo dare il codice e IBAN, dove gli manderemo il conto per tutte le ricette che abbiamo fatto. Debora. Cosa far sentire Giovanni? Certo, c'è Debora in giro? Però in giro, sono qua, buonasera, sono arrivata in ritardo stasera. Ci sono domande nella chat? Hai avuto modo di dire? Allora, ci sono tutte le domande alle quali in due parole ha risposto Marco, perché vengono chieste appunto al posto di quello se si può utilizzare qualcos'altro. Marco è stato bravissimo. Una domanda riferita alle temperature. Queste verificazioni si possono utilizzare anche sopra dei prodotti caldi? Sì. Allora, sia la sverificazione basica che la sverificazione inversa possono essere servite anche a temperatura di 40, 50, 60 gradi. Naturalmente non si possono buttare una padella, perché si scoprirebbe la membrana, o a temperature molto più alte, ma se io le voglio mettere in un'insalata usandole con la dovuta delicatezza, perché quella basica sono un po' più strutturate e mantengono meglio. Quelle sferiche, quelle inverse invece sono molto più delicati. Infatti, fra un attimo vedere il caviale sferico della sferificazione del caviale in quella inversa, vedete che il risultato non è pari a quell'altro, ma un altro. La diversità di questa è che mi consente di spaziare anche questa con una miriade di prodotti. Non devo più controllare l'acidità o il pH, eccetera, il grado alcolico, ma la posso fare quasi con tutto. Ho trovato finora elementi che mi hanno proibito di farla. Naturalmente è una cosa quasi a del servizio, per la delicatezza con cui hanno spostato, eccetera. Volevo dire che c'è Giovanni Pancello che va a parlare dell'origine delle zuppe. Voleva dire qualcosa sull'origine delle zuppe. Quando abbiamo un attimo, dobbiamo lasciare la parola. Prego, capisco questa. Prego. Ok, Giovanni, puoi intervenire. Ciao. Bene, ciao.
Ciao a tutti. Ciao Giovanni. Siccome Sergio dice sempre o è zuppo pan bagnato, usiamo sempre questo termine e volevo dire qual era la base semantica della parola. Inizia a parlare, a usarsi questo termine suppa in tutta la cucina medievale e nella cucina italiana appare nel VI secolo d.C., mentre nella cucina francese nel XII. I termini che si affermano nella cucina medievale sono suppa, zuppa, soppa e sopa. In realtà è questo termine che si afferma perché arriva dal longobardo suffa. Ma la traccia della zuppa come pan bagnato, che Plinio il Vecchio diceva che era addirittura salutare, che era un cibo che curava molti mali, però in Ateneo, che è l'autore del III secolo d.C., che scrive sulla cucina del mondo classico, dice che c'era un poeta nel V secolo a.C. che parlava di questa preparazione che era la trimatis, che era una zuppa di cacciagione dove ci si inzuppava il pane. Quindi lunghissima storia della zuppa, cambia solo nome, il termine che noi in sardo è rimasto ancora intatto, lo abbiamo perso, in italiano adesso è zuppa, ma il percorso è dal mondo antico. Grazie. Grazie. Giovanni, sono anche sempre pillole importanti di sapere da dove arrivano i... Però, posso fare un appunto? Certo. È anche vero però che ci sono testimonianze molto più antiche, perché nell'Antico Testamento la prima testimonianza della zuppa è la famosa minestra, la zuppa di Esaù, quella fatta con le lenticchie, che è un passo biblico citato. Per cui la cultura dell'unica commistione va veramente indietro ai tempi nella memoria. È un'aggiunta, non peraltro. Ricordatevi che in alcuni alberghi della cucina classica il venerdì si serviva proprio la minestra Esaù, la minestra appunto dedicata alle lenticchie di Esaù. Bravissimo, sei molto bravo. Però quando parliamo di gastronomia, le tracce, le ipotesi sono sempre tantissime, ma noi dobbiamo ricercare il cesto. Grazie, molto bene. Di questa ricetta del secolo avanti Cristo. Okay. Grazie, allora le precisazioni sono dovute, ma anche sono importanti per capire anche poi bene i significati, interessanti tutte e due le affermazioni. Ritorniamo a fare la sferificazione, quella delle sfere delle caviale piccoline, per farvi vedere la differenza. Io qua dentro in questo caviar for chef mi sono messo quello allo yogurt, quindi che avevo preparato prima, cioè yogurt con un po' di azuletta dentro. La base alginato, quella che ho messo nero, il viola bietola, la metto in un contenitore più largo con dentro un anello. Naturalmente, se dovessi fare Dante, mi metto una placca con tutti i cerchi anelli così piccolini. Vado a versare dentro la mia parte, quindi che questo era alginato. E adesso vado a mettere dentro lo yogurt. Lo faccio cadere. E aspetto un po', le faccio cadere un po' alla volta. Le faccio un piccolo spessore. Queste sono molto belle da mettere come guarnizione su un bel piatto. Si vende solo dolci o salate, ma anche su un bel dessert composto. Fare questa preparazione, lasciamo agire un pochino, lasciamo un attimo che si rapprendano, queste adesso si attaccano tutte quante, si vede queste piccole palline attaccate, una volta che le abbiamo lasciate che le l'alginato, queste stesse sono molto, per esempio, bianche con la parte trasparente, oppure queste qua che hanno questa sfumatura viola,
rossa, quindi anche qua giocare con i colori è molto bello, bianco con il bagno di arginato verde alla clorofilla. Adesso io vado a togliere l'anello, prendo una schiumarola, vediamo dove l'ho messa, vedo prima, qua. Non so se si riesce, come si riesce a vedere. Vedete che sembrano, come si presentano, particolari. Vediamo, ecco qua si vede un po' meglio. Mario sta sgocciolando dappertutto. Che io le posso mettere in un piatto, così. Rimangono composte. Poi ci vado a costruire, magari qua ci metto il tortino di nocciole che aveva fatto Giorgio la settimana scorsa. Qua ci mettiamo un gelato. E io ho costruito un dessert a piastra nella quale la salsa, questa potrebbe essere la salsa, che quando rompo diventa liquida all'interno, vedete, man mano che si rompono fuori la salsa. Quindi io vado a creare una sorpresa sul piatto e questo potrebbe essere anche un elemento interessante. Questa per esempio, lavorazione qua, è fuori, quando ci siamo messi qua in cucina a fare delle prove dove c'era Giorgio, c'era Deborah, c'era il figlio di Giorgio, Michele, eccetera. E Deborah ha detto, ma se facciamo così cosa succede? Quindi questa quasi quasi è un'idea che devo passare a Deborah, perché è lei che ha provato a fare questa cosa. Mettendoci insieme abbiamo provato ed è venuto fuori questo risultato molto molto interessante. E anche in bocca come texture è piacevole. Queste le posso preparare per tempo, me le metto poi sulle placche, divise sempre che non si attacchino l'un con l'altra, e al momento del servizio lo faccio altre che metterle sul piatto. Non hanno problemi di calore, possono essere servite a temperatura ambiente e sono veramente buone. Qualche altra domanda sul Deborah? No, a me no, c'erano prima alcune domande per lo chef Freguia che magari dopo gli passiamo. Allora passiamogli le domande. Grazie per aver ricordato quella giornata magnifica. Questa l'avevi tirata fuori, no? Sì, mi ricordo bene. È una giornata molto bella. Ecco, fai la domanda da lì. Allora, se puoi ripetere i passaggi per fare la pasta di nocciole. Aspettate che torno indietro. Niente, sul cioccolato, se deve essere temperato o ma questo era già stato risposto, mi sembra. Sì, deve essere, sì. Sì. Okay. Chiede di fare appunto la pasta di nocciole o le paste alla frutta secca in generale, se può ripetere un po' il passaggio. Allora, quando si parla di cioccolato, va fatto cristallizzare. Per cui non serve mai chiedere, quando noi siamo in presenza in una di cioccolato o comunque di ingrediente fondamentale che è il burro di cacao, perché solo il burro di cacao cristallizza, le molecole principali sono presenti nel burro di cacao, dobbiamo sempre far cristallizzare. Per cui non serve chiedere, perché è normale, quando siamo in presenza del burro di cacao abbiamo bisogno di cristallizzazione sempre. Qualsiasi sia la lavorazione, penso che questa sia la risposta che va per tutte le lavorazioni di cioccolato. Fare la crema da sfumare, di ricette ce n'è un'infinità. Quella che ho fatto io penso sia la più semplice e forse anche la più buona, perché non ha ingredienti strani, ha ingredienti semplici ma genuini. Bisogna dissolvere il cacao nell'olio. La prima fase è questa, con un frustino. Se uno fa nel cutter non ha problemi, butta nel cutter e fa tutta la gana. Se uno vuole farlo a mano, mette il cacao nell'olio, lo fa disperdere, perché il cacao non si scioglie, lo fa disperdere nell'olio, aggiunge la pasta di nocciola, la pasta praline e per ultimo il cioccolato. Ora, il cioccolato, se è temperato e le temperature degli altri ingredienti sono a temperatura ambiente, non c'è bisogno di far cristallizzare la crema, perché è già cristallizzata. Se invece abbiamo ingredienti che sono a temperature più elevate,
temperature ambiente, in questi giorni parliamo di 22-24 gradi, se le temperature sono più alte, usare la crema o cristallizzare il cioccolato. Allora, la cosa più semplice è cristallizzare il cioccolato al microonde. Altrimenti si fa una cosa semplicissima, si prende la crema, la si spalma su un mazzo, sul tavolo di acciaio, e spatolandola la si porta alla temperatura di pre-cristallizzazione, che è quella di 22-24 gradi. Ma voi avete visto che io, prendendo gli ingredienti a temperatura ambiente, come ce li ho qui in laboratorio da me, non ho ancora acceso il condizionatore, ho visto che oggi ho, vi faccio vedere che ho il conto, 24 gradi. 24 gradi, sono riuscito a fare la crema senza nessun tipo di problema, però il cioccolato era già precristallizzato. Comunque, se lo sciogliete al microonde, fate attenzione a scioglierlo prima, in modo che si abbassi un po' la temperatura e sia attorno ai 24-25 gradi, se non volete temperarlo, perché ci deve sempre essere una precristallizzazione. Nel cioccolato c'è il burro di cacao. C'è il maestro Nardelli che vorrebbe far vedere, non Nardelli, il maestro May che vorrebbe far vedere una cosa. Provi a parlare un attimo. Io ho Nardelli. No, May. Ah sì, si vede. C'è un giovane, vediamo se la riesco a trovare. Tanto che vediamo, ci fai vedere? Sì, praticamente di 17 anni fa era più giovane. Ah, quando aveva gli occhiali, sì, quando aveva gli occhiali, sì. No, io ce li ho ancora gli occhiali. No, ma vedo che sei senza adesso. Si vede che gli occhiali mi servono per vedere da lontano, per guidare. Hai visto come era giovane? No, non sono ancora giovane. Mia moglie dice che sono un bambino mai cresciuto. E faccio vedere una cosa, un attimo, attenzione. Attenzione dal repertorio. L'hai trovata? Ho trovato. Guarda qua. Beh, io sono ancora così. No. Mia moglie dice così, che sono un bambino mai cresciuto. Il fascino è quando ero un po' più magro. Ecco. Siete dei bastardi, perché ero un po' più magro. Gennaio 2003. Il fascino delle forme qua. Ieri. Gennaio 2003. Vedrai quando ci troveremo, vi farò ancora gli scherzi di un tempo. Vi faccio morire. Ok, Danilo. Vi faccio allora, io intanto termino lo streaming e lo chiudiamo qua. E quindi il mio tecnico dalla Toscana che ci sta seguendo lo streaming, il Nicola, lo avviso che sto chiudendo lo streaming. Perfetto. E quindi